Salve a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi vi parlo di un prodotto che mi hanno spedito. È uno schermo esterno, un monitor esterno per le videocamere, per le fotocamere. Si può utilizzare anche per i gimbal, ci sono degli attacchi appositi, volendo si può utilizzare come schermo esterno. È molto comodo perché la maggior parte delle macchine fotografiche non hanno un display ribaltabile e purtroppo più si va in alto, più si prende un prodotto professionale, tra parentesi, non prendete ogni parola alla lettera, meno è probabile che ci sia uno schermo orientabile. Questo è stato sempre un mistero per me, perché facessero una cosa del genere. Però non c'è problema perché ci sono tantissimi modelli, tantissimi prodotti del genere e dalla Cina veramente vengono di tutti i tipi, di tutti i nomi. La mia impressione è che c'è una sola fabbrica che produce tutti questi modelli, poi viene cambiato soltanto il nome. Questo è un modello di una grandezza media, è un 5,5 pollici e ha una risoluzione Full HD. Se siete curiosi di sapere cosa c'è qua dentro, andatevi a guardare il video dell'unboxing che ho fatto recentemente. Mi hanno spedito anche la scatola contenente la batteria ed il caricabatterie, ma si può utilizzare anche collegandolo ad un cavo dell'alimentazione. Allora, vi mostro adesso come ho intanto montato il mio setup per questo video. Il display con il cavo HDMI che va all'interno della macchina fotografica, di fianco c'è il Sennheiser per l'audio che utilizzo con molto piacere, anche di quello ho fatto un video. Questo supporto è compreso nella confezione, è molto comodo e carino, come vedete. Vi garantisco che il display pesa meno della batteria. Batteria che è il modello delle Sony, quello classico, quello per i video. Io ho in questo caso un modello della Patona, ma ce ne sono veramente di tutti i marchi e di tutti i modelli. Dura una vita la batteria, come sapete sono batterie molto capienti. Allora andiamo a vedere insieme quali sono le impostazioni, quali sono le entrate e le uscite che ha questo schermino. Lo schermo, come vi ho detto, è un 5,5 pollici e sullo schermo è già applicata una pellicola protettiva che protegge lo schermo da eventuali graffi, è una cosa comodissima, ci viene dalla fabbrica. In alto abbiamo dei tasti F1, F2, F3 e T-Exit, una rotellina per il volume, il tasto on-off. Di lato abbiamo l'attacco HDMI, questo sembra un'altra HDMI, forse è pensato per modelli più grandi, l'ingresso per l'alimentazione. Dall'altra parte abbiamo la presa per collegare il monitor al suo supporto comodissimo e il jack per le cuffie. Sotto, devo girare il monitor, c'è una presa USB che serve per aggiornare e posteriormente abbiamo la batteria con una sicurezza per non farla uscire una volta messa. Ripeto, la batteria pesa più del monitor. Ok, andiamo a vedere le funzioni. Ammetto che questo effetto dà un po' fastidio, ma è giusto per mostrarvi le funzioni. Abbiamo allora la rotella, come ho detto è il volume, lo vediamo anche qua in basso. Schiacciando il pulsante F1 attiviamo o disattiviamo il false color, che è una funzione che io utilizzerò giorno e notte. No, non è vero, non lo utilizzerò mai. F2 abbiamo il focus peaking, che invece è molto più importante, e abbiamo funzioni dal basso, low, high e off. Schiacciando il pulsante F3 attiviamo il center mark e viene il simbolo che indica il centro dello schermo. Anche questo può essere utile. Il pulsante exit. E queste sono le funzioni del monitor. Come mostrato, questo monitor non ha molte funzioni, è veramente essenziale. Ci sono alcuni monitor che sono simili, che possono registrare internamente, possono registrare direttamente su delle SSD, ma sono concepiti molto diversamente. Questo deve fare il minimo indispensabile, questo deve mostrarci dove siamo posizionati nell'inquadratura, magari mostrarci se il focus è corretto e poco altro. Ha un vantaggio, una cosa che a me piace molto, ed è il prezzo. Si aggira intorno ai 110 euro. Guardate nella descrizione del video dove vi metto il link, perché con Amazon è sempre un terno all'otto, avete visto, sale e scende il prezzo. Ha un solo difetto che a me dà fastidio, ed è quello che lo schermo, il monitor, riflette tantissimo la luce. Hanno integrato nello schermo un velcro dove è possibile attaccare velocemente il paraluci, così facendo si può utilizzare anche all'aperto, altrimenti è quasi
impossibile, perché veramente non si vede niente. È una soluzione molto comoda e molto molto veloce, cioè non bisogna ammattirsi, non bisogna perdere tempo, si può mettere e levare in un secondo. Quello che viene mostrato nel display dipende tanto dalle impostazioni della macchina fotografica, perché dipende da come è impostata la macchina fotografica. Si può utilizzare come secondo display per vedere quello che si sta facendo, oppure disattivare il display della fotocamera e utilizzare il display esterno. Questo bisogna un pochino perdere tempo e vedere come sono le impostazioni, leggere il libretto di istruzioni della macchina fotografica per poter impostare al meglio questo piccolo display. Come vedete, in questo momento sul display non vengono segnate nessun genere di impostazioni del video. Questa è soltanto un'impostazione della macchina fotografica, non c'entra niente il display, perché come vedete adesso basta cambiare le impostazioni, viene indicato sia l'autofocus che tutte le informazioni della ripresa. Questo monitor è molto comodo, me lo tengo molto volentieri. Questo è un acquisto che avrei fatto prima o poi per forza, perché nessuna delle mie macchine fotografiche ha uno schermo orientabile. Ma ora voglio sapere la vostra, che ne pensate? Avete già un monitor esterno o pensate di acquistarlo? Quali sono per voi i parametri fondamentali? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e le prossime recensioni, e noi ci vediamo presto. Ciao!